Si sono concluse a mezzogiorno le operazioni di accettazione delle candidature e delle liste negli uffici elettorali dei 99 comuni abruzzesi chiamati al voto il prossimo 26 di maggio. Tra di essi ci sono Pescara, Montesilvano e Giulianova che superano i 15.000 abitanti e pertanto potrebbero dover ricorrere al ballottaggio se nessuno dei candidati sindaci dovesse ottenere la maggioranza assoluta al primo turno il 26 maggio. Giornata nella quale si voterà anche per le europee, ma noi per saperne di più, soprattutto su numeri, curiosità e ufficialità anche di ciò che stiamo dicendo, ci colleghiamo in diretta con il comune di Pescara, dove vedo Fabio Lussoso con un ospite al suo fianco e alle sue spalle una porta chiusa dietro la quale probabilmente c'è del lavoro ancora in corso. Fabio, allora dici qual è la situazione. Sì, esattamente Carmine, buon pomeriggio a tutti. C'è una porta chiusa perché si sta continuando a lavorare. A mezzogiorno è stato chiuso l'ufficio per la presentazione delle liste, non ci sono state sorprese dell'ultima ora, lo diciamo subito. Siamo in compagnia del professor Luigi Addario dell'ufficio supporto elettorale per la commissione circondariale del comune di Pescara. Dunque, professor Addario, non ci sono state sorprese, 8 candidati sindaco, 17 liste. Sì, come dicevi giustamente, 8 sono i candidati sindaci con 17 liste. Tutti si sono presentati entro le ore 12 e 13 liste sono state già presentate al segretario generale, dottoressa Monaco, che sta continuando il lavoro e nei prossimi minuti si concluderanno le operazioni per la presentazione delle liste restanti. Come dicevo, sono 17 in totale e sono tutti all'interno della sala dove la dottoressa ha organizzato per la presentazione delle liste, che vengono già trasmesse man mano che vengono presentate alla commissione circondariale, che già da oggi pomeriggio si riunirà ed esaminerà l'accettazione di tutte le liste, e nella giornata di oggi e continuando anche nella giornata di domani, perché entro il giorno successivo alle presentazioni la commissione deve completare i lavori. Naturalmente, se ci dovesse essere dei problemi, la commissione può eventualmente interpellare i delegati delle liste, e naturalmente poi nella giornata di lunedì ci sarà il sorteggio per la posizione e nei manifesti e nella scheda elettorale dei sindaci e delle liste collegate. Tra le curiosità, Carmine, ricordiamo ieri il primo a presentare la lista è stato Gianni Teodoro con Scegli Pescara, seguito da Mirko Iacomelli di Casa Pound. Per quanto riguarda poi, tra 30 giorni si andrà al voto, si voterà anche per le europee. Diciamo che questo tipo di elezioni qui in Abruzzo non ha avuto mai un grande appeal, proprio perché a determinare l'elezione dei parlamentari europei contribuiscono soprattutto le altre regioni più grandi del centro-sud, dove è incluso anche l'Abruzzo, tra le quali ricordiamo la Campania e la Puglia. Dicevamo 8 candidati sindaco. Per quanto riguarda invece le elezioni, ecco, qualche altro elemento significativo, professor Addario, per quanto riguarda poi lo spoglio. Ricordiamo subito, una volta chiusi i seggi, le 170 sezioni sono confermate, vero? Sì, come giustamente, 170 sezioni nella città di Pescara. E si voterà domenica 26 maggio dalle 7 alle 23 e subito dopo ci sarà lo spoglio per le europee. Completate le operazioni per le europee, si chiudono i seggi per essere poi riaperti alle ore 14 di lunedì per iniziare lo spoglio delle amministrative di Pescara. Quindi, salvo sorprese dell'ultimissimo momento, sono 8 i candidati sindaci e quello è confermato. Quindi ricordiamo Carlo Masci per il centrodestra, Marinella Sclocco per il centrosinistra, Carlo Costantini che si candida con 3 liste civiche, a seguire Erika Alessandrini con il Movimento 5 Stelle, Gianni Teodoro che correrà con la sua lista civica Scegli Pescara, Stefano Civitarese candidato della coalizione civica per Pescara, e poi scenderanno in campo anche Gianluca Baldini con la lista di Impronta Sovranista
lista chiamata appunto Riconquistare l'Italia, e Mirko Iacomelli con Casa Pound, in cui anche responsabile locale. Pescara è uno dei tre comuni dove eventualmente si potrà andare al ballottaggio insieme a Montesilvano e Giulianova. Se non hai domande da studio, io ringrazierei il professor Luigi Addario e soprattutto Diego Martelli per il collegamento in diretta qui da Palazzo di Città. No, grazie Fabio, come al solito esaustivo. Se ci dovessero essere novità, magari qualche notizia dell'ultima ora, ci puoi sempre chiedere la linea, ma ormai le operazioni credo siano ben avviate. Grazie e buon lavoro anche al tuo ospite e a tutti i componenti della Commissione elettorale che ci hanno dato anche l'opportunità di entrare con le nostre telecamere fin quando è stato possibile e di effettuare questo collegamento.